l'ennesima imponente struttura. Falla vedere, regia, perché è una meraviglia. I nostri tecnici, i nostri macchinisti sono veramente spettacolari nel realizzare queste opere. E voi sapete che noi non le facciamo così a caso, le creiamo per dare vita alle sfide, anzi ad una nuova sfida che ha come protagoniste le guerriere ninja. Conosciamo dunque le protagoniste di oggi. Dall'Olanda, Astrid Sibon o Saibon, poi me lo dice. Dall'Australia, Olivia Vivian. E dal Texas, Stati Uniti, Barclay Stockett. Vai! Le ninja, benvenuta, benvenuta e benvenuta. Allora, io vi descrivo sempre come terribili guerriere e poi entrano tre bellissime e sorridenti ragazze. Questo vuol dire che la forza è nella testa, prima che nel corpo è nella testa. Allora, io comincerei dall'americana che riconosco dal top, con la bandiera americana, che si chiama come una carta di credito. Ciao Barclay, come mai ti hanno chiamato Barclay? Buongiorno. Ciao, parli italiano anche? I do not, but I'm trying to learn. No, in realtà no, ma sto imparando. Allora, quando una decide a un certo punto della sua vita di diventare guerriera ninja, quando ti è venuto in mente? Da bambina, da ragazza, eri già una sportiva? Spiegaci. After I retired from gymnastics, dopo aver interrotto gli allenamenti di ginnastica, ho deciso di trovare un nuovo sport. Perché non volevo che la mia carriera fosse finita e volevo trovare uno sport molto simile alla ginnastica. Che però avesse delle sfide e un impegno in alcuni casi addirittura maggiore, e hai trovato in queste gare delle guerriere ninja quello che faceva per te. Adesso c'è Olivia invece. Io so che sei stata un'atleta olimpica addirittura, in quale specialità? Ho partecipato alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 come ginnasta e per me è stato davvero un grande traguardo perché sono nata con un'ernia diaframmatica, potete vedere la cicatrice, mi è stato detto che non avrei mai potuto fare sport. E questa è la dimostrazione che il cervello conta di più dei muscoli. Complimenti, complimenti poi per essere approdata qui. E poi abbiamo Astrid, la nostra campionessa dello scorso anno. Ciao Astrid. Allora, come vedete, sono ragazze assolutamente normali, carine, deliziose, sorridenti, solo che quando è il momento si trasformano in guerriere ninja. E allora chiamiamo i nostri giudici, Sofia e Lorenzo. Eccoci ragazzi. Cosa possono fare Sofia? Queste tre guerriere per noi, quale record possono tentare? Sentiamo. Okay, so our ninjas have to attempt. Le nostre ninja stanno tentando il titolo del Guinness World Records per il maggior numero di salti consecutivi su una sbarra mobile. Devono percorrere questa struttura saltando su ciascun punto usando esclusivamente la loro sbarra. Poiché questo è un record per i salti consecutivi, non possono rimanere appese per più di 10 secondi. Se però raggiungono la fine della struttura, possono girarsi e tornare indietro. È una cosa terribile, avete capito? Saltando da uno di quei blocchetti che vedete un po' più scuri degli altri, con una sbarra in avanti, restando ferme al massimo 10 secondi. È uno sforzo che anche un atleta come il nostro Lorenzo, vedo che fa la faccia come dire ammazza. Non è semplice, però si fa. Va bene. In order to achieve this record, per raggiungere questo record devono effettuare almeno 8 salti consecutivi e si sfideranno l'un l'altra. Va bene, sono sicuro che ci sarà uno spettacolo. Forza ragazze! Grazie, 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 grazie di cuore. Allora la prima è l'americana. Forza il tifo per Barclay che sta per cominciare. Okay, Barclay, when you're ready. Bene, via.
Una e due, agilissima Berkeley. Tre, che spettacolo. Quattro, calma, calma, calma. Cinque, ammazza, è piccolina ma è tosta l'americana, eh. Sei, ecco perché sono guerriere, ragazzi, perché riescono a fare cose nemmeno immaginabili da noi comuni mortali. Vai, qui c'è già aria di record, eh. E giunta la fine, ha facoltà di ricominciare. Brava Berkeley, ora può girare la presa e può tornare all'indietro. Sembra non dare segni di stanchezza. Questa è capace che va avanti mezz'ora, Lorenzo. È una buonissima preparazione. Per adesso la stanchezza. Brava, brava, brava. Mi sembra già un grande risultato, mi sembra, io non me ne intendo. Però la nostra Berkeley, l'americana, ha già dato una prima prova notevolissima. Chi è la seconda, Lorenzo? Astrid. Astrid, eccola là. Astrid Sibon, o Sibon, non gliel'ho chiesto. Signori, è il momento di fare il tifo per Astrid. Vedete, la presa è sempre una mano avanti e una indietro, un po' più focosa l'olandese, l'americana, lo dicevo, l'americana era più compassata, lei è stata un po' più nervosa nell'affrontare la prova, va bene, va bene, va bene, va bene, procediamo con Olivia, Olivia, vai Olivia! Ormai la regola la sapete, è pronta a partire. Oh. Una. Ah, di slancio. È un fenomeno. È un fenomeno. L'ha fatto in 5 secondi. Ragazzi, è un mostro. Grande Olivia, grande Olivia! E volendo può ricominciare? Sì, sì, volendo può! E lei lo fa, lei lo fa! Comincia a essere un po' più stanca. Però sta compiendo il terzo percorso, laddove le sue avversarie sono riuscite al massimo a farne uno e un pezzo. Io penso che Olivia abbia fatto un percorso, come dire, stellare, però il giudizio non tocca a me. Essendo delle guerriere, le altre due proveranno ad eguagliarla, ma ho paura sia molto dura. Va bene Lorenzo, ricominciamo dall'americana? Berkeley? Berkeley? Do you want another time? Sì, sì, lo fa, lo fa, lo fa, lo fa. Another attempt, un altro tentativo. Penso che l'australiana abbia preso un vantaggio che difficilmente sarà, come dire, uguagliabile, però, nello sport, mai dire mai. Secondo tentativo per Berkeley dagli Stati Uniti. Lei, a differenza delle altre, si prende il suo tempo tra un blocco e l'altro.
le altre lo fanno di spinta, lei invece preferisce ogni volta fermarsi. Ah, che peccato, che peccato. Secondo tentativo per Barclay, non ha avuto buon esito. Per l'ultima volta l'olandese Astrid Sibon. Oh, via. Stavolta il ritmo è buono. Il ritmo è simile a quello dell'australiana. Brava, brava. Adesso può girarsi, può rifare il percorso al contrario. Chi ne fa di più vince questa prova delle guerriere ninja. Ah, l'olandese prima ha fatto tattica allora, perché è fortissima ragazzi, è fortissima. Dai, 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 non mollare adesso. Ai, 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 ai. Brava, 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 brava. Non ha preso l'appoggio della barra. Allora, l'importante è che non si sia fatta male, no, poi okay, okay. La rischio c'è. Sofia Lorenzo, venite qui davanti per il risultato di questa prova delle guerriere ninja. Venite, venite. Il bello, l'abbiamo già verificato nelle altre occasioni, che le prime tifose di chi vince sono le avversarie, quindi questo è molto bello per il vostro mondo, per il vostro sport. Allora signora Sofia, io spero lei abbia un bel risultato da comunicarci, prego. Absolutely Jerry. Assolutamente Jerry. Barclay, I'll start with you. Barclay, inizio da te. So, in order to achieve this record, per raggiungere questo record, le ninja dovevano effettuare almeno 8 salti. You achieved a total of... Hai totalizzato 12. 12 salti. Oh, che batte il record. Bel biglietto da visita, certo. Now, Astrid. Astrid. The record to beat is now 12. Ora il record da battere è di 12. Nel tuo tentativo di oggi, hai totalizzato 15 salti. Quindi un record, un altro record. But. Ma. Ah, stavolta è in italiano, eh? Ma. But. Ok. Finally, Olivia. Infine, Olivia. You had to beat Astrid's record of 15. Dovevi battere il record di Astrid di 15. E nel tuo miglior tentativo di oggi hai totalizzato 28 salti, che è un nuovo titolo del Guinness World Record. 28 signori, 28 è Guinness World Record. Grazie. Prego, prego. La felicità sui volti di queste amazing. Ragazze, che peraltro non sono nuove a queste emozioni, perché oltre a essere delle guerriere ninja sono delle atlete di fama mondiale. Ma la felicità sui loro volti la dice tutta. Grazie, complimenti ragazzi. Andate, andate a festeggiare da quella parte, please. Ciao, ciao, bye, bye, bye. Bye.